Buon anno! Collasso, carichi vlog, pure la prima Oggi mattina. ce la siamo presi molto più comoda, Direi. direi. Sono le 11 passate, e è finito però il latte ieri. Quindi adesso stavo decidendo quale dei tè che ho comprato farmi. Sono indecisa tra mirtillo. Però mi sa che farò questo, che è il gusto muffin al mirtillo. Che voglio sentire se effettivamente sa di muffin al mirtillo o di mirtillo. Vero, Vero. mo? Queste fregature non le vogliamo. Ieri, quando siamo tornati, siamo passati dal solito panettiere ormai di fiducia e abbiamo preso i cornetti per stamattina. Adesso Nicola lava i piatti. Il bello di prendere casa si vede dopo qualche giorno. Tipo oggi che è il giorno 5. Cominci a sentire roba a casa tua, come se fossi, che ne so, a casa da solo per una settimana. Abbiamo anche la lavatrice, però non l'abbiamo mai usata questi giorni. Ci siamo portati i cambi precisi. Oh, ma perché l'acqua calda che stai a mettere? Perché tanto si deve riscaldare Non è la stessa cosa. Manni, com'è stata questa vacanza con me fino adesso? straziante. Ma come straziante? La lavatrice non lo so fare già a casa mia, cioè già è un problema capire con tutti i tasti, figuriamoci qui in francese. Pensa tu come aspetto. Pensa tu come? Aspetti? Che mi aspetti. Ah, che ti aspetta? Beh, per fortuna c'è Nicola che sa fare tutto. Oggi è il 1º gennaio. 1º gennaio 2015, Bonnie! Però siamo sei degli stupidi, quando avevamo la wifi dovevamo controllare un sacco di cose. Tipo cosa fosse aperto il 1º gennaio e visto che non l'abbiamo controllato non sappiamo cosa è aperto. Speriamo che oggi sia aperta tipo Notre Dame perché la voglio ancora vedere, l'abbiamo vista solo da fuori perché siamo La andati giocava pure la tazza, fammi capire. perché siamo andati che era chiusa, ti ricordi? Era bellissima da fuori comunque, ma a me piace tanto entrarci. Per fortuna, allora, ieri la metro era tutta completamente gratis, metro, RER, Mamma, che autobus, bordello. c'era un bordello assurdo, quindi vuol dire che chiunque poteva entrare in metro e chiunque è entrato in metro. C'erano per fortuna poliziotti e sicurezza a molti Fuori. angoli, anche dentro c'erano. Però noi siamo andati un attimo sotto la Torre Eiffel, proprio ai giardini, no? Ma era veramente insostenibile la situazione. C'era troppa gente già matta, ubriaca. Lo spettacolo che fanno a mezzanotte la Torre Eiffel è quello che fa la Torre Eiffel la sera. Ad ogni scocco dell'ora, quindi quel gioco di luci dura per un po' più di minuti, però è sempre quello. E quindi di godermelo, tra virgolette, tra di noi un po' più intimo, più riparato, senza diciamo tutto il casino degli altri, mi sembrava più carino. Poi è arrivato il momento di fare una foto. Questa era la torre. Quindi, vai, fai una selfie. Fai la selfie perché non è venuta bene. Fai la terza selfie perché non gli piace il muso, quello che è. Fai il vlog. Facciamo la caspita di foto alla torre dritta che è tutta illuminata. Vado per prendere il telefono. Ancora c'è fotocamera frontale. Togli fotocamera frontale. Vado per scattare. Sale tutta la luce. Affanculo. Poi vabbè, lui è alto, quindi si è messo tutto accovacciato così, ha trovato il momento giusto, stava scattando, boom, si spegne la torre, io sono morta dalle risate. Abbiamo sbagliato l'uscita della metro, ma abbiamo beccato la parata. C'erano delle bandiere che si muovevano. Ciao a tutti, vlog numero 5001. Siamo da Quick. Che è un fast food tipo McDonald's francese. Se venite da Quick, prendete questo e prendete soprattutto questa che si chiama sauce fromagère alla tomate e au basilic. Veramente il mio monumento preferito in assoluto. Siamo capitati proprio all'orario della messa.
dentro c'è tutta la riproduzione di Notre Dame in miniatura, fatta interamente in legno. Nicola, che cosa dicevi? Dove si trovavano questi? Questi, ne dico, la settimanale ci potete aprire un mondo. Sei l'unica persona che è riuscita a conversare tutti con i fascicoli. C'è gente che ci ha lavorato e non l'ha mai vista finita. È vero, c'è gente che ci ha lavorato e non l'ha vista finita. Questa è una cosa leggendaria, questa. Ogni tanto ti esce qualche cosa intelligente, amore, bravo. Prima Nicola ha veramente cercato la wifi, ragazzi, cioè io non scherzo. Ce n'era una wifi con scritto, owner di Notre Dame. Owner di Notre Dame. Prova Gesù Cristo, magari quella la passo. Un mondo super rosa. Fanno un sacco di cose, tra cui mela candida, waffle, che li chiamano gofre, barba papà, che sarebbe lo zucchero filato. In pratica abbiamo iniziato da adesso le bancarelle, e sicuramente ci prenderemo del vino caldo, quindi proveremo questo fantomatico bimbrillino. Ci facciamo... Oh, fanno anche la birra calda, però non mi ispira per niente. Io se trovo voglio prendere i churros dalle Delices de Paris, che dove l'avevo preso l'anno scorso ed erano buonissimi. Vino caldo e sci. Mamma, io sono completamente sfatta, amore. Allora, siamo venuti da questa via molto molto spaziosa, che è una dei negozi, che è Rue Royale. In fondo c'è Place de la Concorde e si incrocia con il Champs-Élysées, alla fine dei mercatini. In pratica dove c'è la ruota panoramica c'è l'obelisco, quella è Place de la Concorde. Qui, ok, questo che intravedono è il Pantheon. E io, tutte queste luci che vedete, io ero convinta di non volerci venire dalla Durée, perché alla fine è aperta anche a Roma, ma cioè non potete capire che cos'è. Salve a tutti, chiudo il vlog della giornata. Anni che si è addormentata. Io ho assaggiato il vino caldo, ma non ne vale la pena, secondo me. E alla fine non siamo più entrati in quel negozio che vende i macaroni perché è chiuso. Ciao, buonanotte.